Educare. Il gioco d'azzardo, gambling, è un grave problema sociale, molto spesso nascosto ma molto pervasivo. È il gambling o gioco d'azzardo, un tipo di gioco i cui risultati dipendono dal caso e non dall'abilità del giocatore e che può creare veri e propri fenomeni di dipendenza. Si comincia a giocare per caso, di solito dopo che si sono avuti degli eventi stressanti e le prime volte che si gioca si possono avere delle vincite notevoli e inattese. Si prova piacere nel gioco, che appare un rimedio alla solitudine, all'ansia e alla tristezza. Ma può cominciare una seconda fase. Il soggetto dedica sempre più tempo al gioco e comincia a perdere. I suoi pensieri sono rivolti sempre più spesso al gioco e a come procurarsi soldi per giocare, convinto che presto potrà recuperare i soldi persi. Emergono i primi problemi relazionali, menzogne, debiti, difficoltà di smettere. Si sviluppano così i sintomi della dipendenza. La tolleranza, per cui si giocano quantità di soldi sempre maggiori per raggiungere la soddisfazione, e l'astinenza, che rende irritabili e nervosi se lontani dal gioco. Il giocatore può trovarsi costretto a chiedere aiuto per ottenere più denaro ai familiari, ma ciò può essere solo un alibi per continuare a giocare e trarre in inganno i familiari stessi. Se i debiti diventano insostenibili, si può essere indotti a compiere atti illegali, ed è in questa fase che possono anche insorgere quadri depressivi a rischio suicidario. Il gioco d'azzardo non è un fenomeno marginale, ma è diventato un comportamento comune, con una diffusione sempre maggiore e un'assenza di misure di prevenzione adeguate.